Partiamo allora, amici, siamo qui per una delle nostre nuove dirette virtuali dalle edizioni Ares, le sorte virtuali delle edizioni Ares. Con Elisabetta Sala ci farà fare un viaggio meraviglioso nella storia difficile, fosca del Cinquecento inglese, ma non vi voglio anticipare nulla. Come al solito mi prendo qualche minutino per raccontarvi un pochino cosa stiamo facendo. Oggi proprio stiamo chiudendo le ultime bozze del nuovo numero di Studi Cattolici. È un numero che ho particolarmente a cuore perché c'è tanto Eugenio Corti, nel senso che abbiamo deciso di fare un quaderno speciale per Eugenio Corti, questo Elisabetta non lo sapeva, le do un'anteprima anche a lei, perché è uscita una nuova traduzione per la Francia. Del Cavallo Rosso, l'opera più importante di Eugenio Corti, e Eugenio amava tanto, tanto, tanto la Francia, ci teneva ai suoi incontri, mi raccontava che si formavano delle file lunghissime di amici in terra di Francia, a Parigi in particolare, per chiedergli cose sul suo libro, per farselo dedicare, e mi piace ricordare l'editore che si è tantissimo speso per la ricezione di Corti in terra di Francia, che è Dimitrievich. E mi piace anche ricordare François Lévy, un caro amico della nostra casa editrice, era docente di italiano alla Sorbona, che è scomparso lo scorso novembre, che si spese in tutti i modi perché il nome di Eugenio Corti potesse valicare i confini dell'Italia, con la grande saga del Cavallo Rosso e non solo. François Lévy, uno dei suoi grandi meriti è di aver fatto tradurre tante opere di Eugenio in Francia. E ha curato proprio una per la HDOM, che è la casa editrice che ha curato la maggior parte dei libri francesi di Eugenio Corti, un saggio critico molto importante intitolato proprio Da Dante a Eugenio Corti, quindi abbiamo fatto festa quando uscì questa edizione in Francia, qui alle edizioni A. Poi, che altro bolle in pentola? Agli amici l'altra volta ho fatto vedere l'ultimo atto nella casa editrice Ares, che è un grande ritorno, quello di Vittorio Messori, con Batisto sotto Ponzio Pilato, è il terzo libro che abbiamo in catalogo di Messori. Avevamo fatto diversi anni fa Ipotesi su Maria. Poi lo scorso autunno, che è andato proprio benissimo, 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 Ipotesi su Gesù, il grande ritorno, e abbiamo tanti altri titoli in programmazione di Vittorio. Poi avremo due belle dirette la settimana prossima, una che mi riguarda personalmente, perché esce anche il mio libro, che è questo saggio sui classici, sul ritorno ai classici, faccio vedere, ed è una chiacchierata con quello che è stato il mio maestro, la mia vera palestra universitaria, che è il decano della nostra poesia, Gian Piero Neri, e farò una diretta sul profilo Instagram di Alessandro Lavegna, dell'amico Alessandro Lavegna, e chiacchiereremo a partire da un pochino dall'idea dei classici, perché la lettura può renderci più limpido lo sguardo sulla vita, ci racconteremo un pochino i libri che ci hanno cambiato la vita. Poi sarà una diretta molto importante venerdì prossimo, perché ci sarà il nostro direttore Cesare Cavalleri che si racconterà la sua direzione record a Studi Cattolici. Sono ben 55 anni che è al timone della nostra realtà e quindi sarà una chiacchierata molto bella, nel senso che racconterà un po' di aneddoti, retroscena della nostra rivista, la sua storia di eclettica, poliedrica, e quindi sarà, diciamo così, intervistato da una nostra autrice che è Silvia Stucchi, il cui libro Come il latino ci salva la vita sta andando benissimo. Abbiamo festeggiato la nuova edizione questa settimana, per cui mi aspetto una diretta molto scintillante, perché i due protagonisti sono molto, molto scintillanti. Adesso si sono fatte le 18:15, per cui è il momento per accogliere Elisabetta con noi. Elisabetta, grazie di essere venuta qui. Noi abbiamo fatto un po' di incontri insieme, ricordo alcuni stupendi al meeting di Rimini. E adesso avremo 45 minuti per entrare proprio nel tuo cantiere storico. Perché Elisabetta ha, per chi di voi conosce la nuova sede delle edizioni Ares, entrando, c'è uno scaffale che mi verrebbe dire proprio elisabettiano, perché ci sono i libri che vi faccio vedere. Adesso partiamo in ordine di pubblicazione. L'ira del re è morte, mi sembra che è il libro con cui noi ci siamo conosciuti, Elisabetta.
direi. Poi, diciamo così, la sua continuazione, la sua ricognizione, diciamo così, passatemi il termine alternativa della lettura della storia del Cinquecento inglese, che è Elisabetta, tra virgolette, la sanguinaria, la creazione di un mito, la persecuzione di un popolo, sentite, già molta carne al fuoco, così i temi, e poi, diciamo così, il terzo completa, il trittico, questo trittico stupendo, l'enigma di Shakespeare. Poi ovviamente chiederei anche a Elisabetta, c'è un titolo che non è uscito per Ares, ma per l'edizione Dectoris, un romanzo, L'esecuzione della giustizia, che c'è sotto mano. Elisabetta, se lo fai vedere ai nostri amici in linea, secondo me fai un regalo. Ecco. Devo fare in modo che non prenda il riflesso, sono in una posizione strategica. Si vede un po'. Comunque, L'esecuzione della giustizia, Dectoris, Elisabetta Saul, è, diciamo così, la parte della tua attività di romanziera. Allora, io, la nostra chiacchierata, come la vorrei incominciare? Vorrei, proprio come tu fai nei tuoi libri, cioè nell'introduzione, tu prendi per mano il lettore, a parte che faccio un piccolo inciso, lo stile di Elisabetta è cinematografico, cioè tu vedi la Londra del tempo, vedi vestiti, profumi, odori, entri in un mondo e per cui non sono saggi, cioè hanno la densità di un saggio positiva, ma si leggono veramente come una frase un po' vieta, ma è assolutamente vera, come un romanzo, per cui mi è catapultato oggi, tornavo dentro e non sapevo, mi piacevano così tanto tutti e tre che non sapevo da dove ripartire. E allora sono ripartito proprio dall'inizio della nostra amicizia, della nostra storia, con, diciamo così, una controstoria di questo personaggio barbuto che tutti più o meno hanno visto sui libri di storia, ma di cui, ahi noi, si sa veramente molto, molto poco. Cioè, io credo che un liceale, uno studente medio sa, ah sì, Enrico, quello delle tante mogli, quello che ha fatto qualcosa di grosso, diciamo così, con politicamente, col suo scisma, però è un sovrano per alcuni aspetti bizzarro, ma molto illuminato, se mi passi questa espressione, questo è quello che più o meno si tramanda nella nostra storia. In realtà la, diciamo così, la ricognizione è molto più complicata, lo zoom andrebbe ricalibrato tanto, ed è quello che hai fatto tu in anni di studio e provando a, diciamo così, scortecciare un pochino la Vulgata, dire, ecco, le cose non sono andate esattamente così, questo è quello che ci sentiamo dire da tanti anni, però io partirei proprio quindi dal tuo primo libro, poi ci prendi per mano come fai nei libri e ci spostiamo da un libro all'altro, e magari anche se ci racconti anche qualcosa del clima fosco di quel periodo, nel senso che c'è anche tanto sangue in quel periodo, e magari ci racconti anche qualcosa di questo personaggio, altra controstoria che dovresti raccontarci, questa Elisabetta, che era un mito, ma un mito appunto da cui grondava tanto sangue. Ecco, abbiamo incominciato a porre così dei tasselli, un puzzle molto complicato, molto affascinante. Elisabetta, adesso tocca a te. L'ira del re è morta, partiamo il nostro viaggio nel Cinquecento inglese con questo personaggio che è tutt'altro, diciamo così, che ben conosciuto. Allora, che Enrico VIII fosse un re sanguinario, direi che è ormai abbastanza risaputo. La tendenza però è abbastanza diffusa, è di ammirarlo, perché avrebbe assecondato le tendenze, i desideri del suo popolo. E in realtà è uno dei sovrani che hanno inaugurato, fatto i primi esperimenti di totalitarismo. Il sottotitolo, L'ira del re è morte, è quello che i sudditi, e anche molto altolocati, anche aristocratici, anche vescovi, si dicevano l'uno l'altro, per paura di contraddirlo, perché il rischio di finire al patibolo era altissimo. Quando vengono allo scoperto tutte le sue malefatte, succede la nostra reazione più o meno quella che si ha davanti a tutti gli orrori della storia, quando si ha davanti un tiranno sanguinario come può essere Hitler, come può essere Stalin, ovviamente Lenin, eccetera, e amici vari, ci viene da dire era un pazzo. No,
non era per niente pazzo. Come ha detto una cara amica nonché collega autrice Ares, la dottoressa De Mari, dobbiamo renderci conto che gli uomini malvagi esistono. Cioè, non è che a un certo punto impazziscono. Enrico VIII aveva una sua logica ferrea, schiacciante, una linea che aveva deciso di adottare, da cui non deviò mai. Poi... fare magari qualche esempio per i nostri lettori, anche che si collegano, appunto, perché magari adesso non tutti si ricordano i tasselli essenziali del suo percorso. Quindi faccio una sorta di trailer del tuo Enrico, così entriamo subito nella vicenda. Intanto saluto i tanti amici che ti stanno salutando. C'è Andrea Galgano che dice un caro saluto a entrambi. Sto lavorando alla mia scuola sul libro di Elisabetta. Marina, buonasera Elisabetta, ci saluta anche Paolo. Filippo Savarese che ti commenta subito con un buon in bocca al lupo, libri splendidi e fondamentali, Grande Eli da Mariuscia Fasoli, Aida Salanti, ho letto L'ira del re è morte, interessantissimo. Quindi ecco, c'è un coro di sostegno, di in bocca al lupo che si sente attraverso la rete. Ecco. Grazie a tutti. Allora, prima di tutto, uno dei luoghi comuni è che Enrico VIII abbia inaugurato il protestantesimo della Chiesa anglicana. In realtà no, la Chiesa anglicana è qualsiasi cosa in questo periodo fino a quando il Parlamento non diventerà poi sovrano anche in materia di dogmi. La Chiesa anglicana sì è protestante, ma questo è un aspetto secondario. La Chiesa anglicana prima di tutto è qualsiasi cosa il sovrano decida che debba essere. Quindi la Chiesa henrichiana non era affatto protestante, perché Enrico VIII odiava i protestanti, odiava Lutero, avevano avuto uno scontro al vertice con l'eresiarca di Wittenberg e all'inizio, non è, cioè all'inizio per tutta la durata del suo regno, non ebbe minimamente intenzione di farla diventare una Chiesa protestante. Enrico VIII fece rotolare un sassolino, ma non aveva idea di dove questo sassolino sarebbe andato a finire, si sarebbe ovviamente trasformato in valanga sotto il regno del figlio maschio minorenne, poi soprattutto di Elisabetta. Diciamo che Enrico VIII non era neanche particolarmente interessato a dove questo sassolino sarebbe andato a finire. Quello che interessava a lui era perseguire i suoi scopi. In teoria il bisogno di un erede maschio, in pratica c'erano tanti altri interessi dietro, non ultimo l'interesse economico. Perché intanto non fu solo quando operò la sua cosiddetta riforma, ma gli interessi erano numerosi, non era solo l'innamoramento verso Anna Bolena, che comunque fu importantissimo, quindi seguì l'istinto da questo punto di vista. Pensò di poter avere in mano tutto quello che aveva desiderato Anna Bolena come moglie, un erede maschio, una successione solida. Che tra l'altro escludesse gli odiati Stuart di Scozia. Invece, che cosa è successo? Esattamente 100 anni dopo che sua sorella sposò il re di Scozia, l'erede scozzese si prese pure il trono inglese. Quindi, se vogliamo guardarlo un po', da lontano, col senno del poi, Enrico VIII ha fallito da tutti i punti di vista, non voleva assolutamente una chiesa protestante, la chiesa anglicana è diventata protestante, non voleva la successione Stuart, voleva una successione solida, Tudor, che andasse avanti, dopo i suoi figli la dinastia si è in realtà estinta e il trono è andato proprio a quelli là. In compenso ha devastato il suo regno. E l'ha insanguinato perché per impadronirsi degli 800 monasteri e case religiose, ovviamente, Ha messo mano alla spada in modo molto pesante. come E scusa. adesso, infatti, ha messo mano alla spada in modo molto pesante. Ma sai cosa volevo chiederti? Fare una sorta di fotografia del dramma, poi entriamo sulla persecuzione, il tema della persecuzione che è molto interessante. Mi stai Sì, me ne cadendo? sono andata, sto mandando via il computer. Ok, perché hai questo procedere nei saggi, è molto bello, dei quadri in cui presenti i personaggi, i titoli, no? E magari se mi fai un cameo, perché è una cosa su cui mi sono proprio riacceso oggi, su questi due personaggi all'inizio del grande dramma, cioè Anna Bolena e Caterina, no? Mi fai così proprio due pennellate, perché si vede già nel saggio che hai la mano della romanziera, perché con due pennellate ci porti già dentro nel focus di questo teatro così drammatico. E poi ecco, sono due tasselli che
che fanno partire un'accelerazione grandissima, e poi mi piacerebbe, sai, qualcosa anche su Thomas More, un ricordo di Thomas More, e magari anche di John Fisher, perché magari già si parla poco di Thomas More, però ancora meno di Fisher. E ma secondo me per i nostri lettori stasera è interessante ricordare queste due figure così importanti. Quindi due donne e due uomini sotto aspetti diversi, però ci sono alcuni dei passi più belli dell'Ira del Re e Morte riguardano proprio questi personaggi. Sì. Allora, prima di tutto Caterina è stata messa da parte dagli storici perché Caterina fu una perdente. Caterina perdette su tutta la linea. E tutto quello su cui aveva giocato la vita andò perduto, compresa forse la salvezza del marito, perché lei pregò per l'anima del marito finché rimase in vita. Comunque, al di là di quello, Caterina era una donna molto forte, molto colta, molto, molto determinata. Forse non tutti sanno che quando Enrico la relegò in un castello malsano dopo l'altro, praticamente prigioniera, le impedì di vedere la figlia per almeno 6 anni, alla fine, quando era ormai per i canoni del tempo piuttosto anziana e malata, accettò di appoggiare un'insurrezione, cosa che si era sempre rifiutata di fare perché suo marito era il legittimo sovrano. Alla fine però vide che ne andava della salvezza dell'Inghilterra da diversi punti di vista e accettò di mettersi d'accordo con l'ambasciatore dell'imperatore, l'ambasciatore imperiale, per cercare di togliere Enrico VIII dal trono. Purtroppo era troppo tardi. Però quando lui morì, proprio lo stesso anno, l'insurrezione cominciò, purtroppo senza la sua guida. E per questo motivo, perché i capi dell'insurrezione, insurrezione incredibile di cui in storia non parla, 60.000 uomini che si mobilitarono da nord, sceso verso Londra, fallì proprio perché i capi si fidarono troppo di Enrico VIII, che promise loro di accontentarli, di rinnegare la sua politica negli ultimi anni pur di mantenere il trono, poi ovviamente non mantenne le promesse. Diciamo una cosa turpe ma interessante, Alessandro, su come avvenivano le esecuzioni dei traditori. Sì, perché forse qualcuno nell'immaginario ricorda Braveheart, la scena della tortura finale di Braveheart. C'è qualcosa di quel processo terrificante che era l'esecuzione ai tempi di Enrico VIII, perché è veramente da film horror, se non di più, però è interessante raccontare, perché alcune volte la concretezza degli eventi, dei fatti, aiuta a collocarsi. Anche per dire, la testimonianza della fede di chi sapeva cosa andava incontro a quel genere di morte acquista una luce ancora più forte per alcuni aspetti. Esattamente, e qui è sempre molto difficile capire, cioè che cosa faccio, adesso la descrivo, vado incontro a questo tipo di morte atroce o magari cerco di vedere se riesco a prenderlo con le buone. Allora, sia Enrico VIII sia Elisabetta ebbero sudditi, cioè il popolo assolutamente, perché il popolo non aveva voce in capitolo, ma anche i circoli di corte, circoli aristocratici, circoli ecclesiastici, non erano d'accordo con loro, ma fu instaurato un tale clima di terrore, proprio che preparò il terreno, se vogliamo, alla rivoluzione francese, che ci fu chi cercò di giungere a patti col tiranno. Ovviamente il tiranno se li mangiò. Non c'era modo, quindi quando era il momento di resistere, l'unica era cercare di resistere, anche se questo tipo di fine di esecuzione era pensato apposta per fare da deterrente. Allora, intanto le esecuzioni ovviamente erano spettacoli pubblici, come avveniva anche molto più tardi. Tra l'altro parli anche nel tuo romanzo, tra l'altro, sì, mi piacerebbe la prima scena del romanzo. L'esecuzione dopo la congiura delle polveri, lì siamo nel 1600. Non spoileriamo nient'altro della trama, perché i libri sono comprati, però mi faceva piacere ricordare che c'è una scena molto importante che riguarda la descrizione dell'esecuzione. Sì, e tra l'altro mi è venuto in mente, c'è una serie televisiva della BBC, una miniserie di 3 puntate che si chiama Gunpowder,
che vabbè, è abbastanza romanzata. Ci sono delle ricostruzioni storiche assolutamente alcuni punti che sono proprio, cioè, in contraddizione con i documenti che abbiamo, però vabbè, si apre con un'esecuzione di cattolici, un'anziana donna e un giovane sacerdote, perché cominciando con Enrico VIII e andando avanti anche con Elisabetta, i cattolici erano traditori dello Stato. Questo tipo di condanna, questo tipo di esecuzione fu giusto inaugurato ai tempi di Braveheart ed era lo smembramento fisico che doveva coincidere con lo smembramento simbolico. Allora, chi è il peggior traditore della storia? Questo ce lo dice anche Dante ed era risaputo. Giuda. Come morì Giuda? Giuda si impiccò. Allora, questa esecuzione rituale con tutta la folla intorno che applaudiva, incoraggiava sia il condannato che il boia, eccetera. Prima doveva esserci un'impiccagione, però il condannato non doveva morire, sarebbe stato troppo facile, troppo comodo. Allora, dopo pochi secondi, la fune veniva tagliata dal boia e si procedeva a uno squartamento, che era proprio uno squartamento rituale a mente serena, quindi veniva aperto il ventre, venivano estratte le viscere e gli organi venivano o bruciati o fatti bollire davanti ai suoi occhi. Per riuscire bene, un boia esperto avrebbe dovuto fare in modo che il condannato riuscisse a vedere tutto quello che avveniva. E uno degli ultimi atti, l'ultimo atto prima della morte era l'estrazione del cuore, e è impossibile non pensare ai sacrifici umani degli aztechi. Il cuore, pensando, ci sono delle indicazioni nel romanzo, nel secondo romanzo che abbiamo pubblicato quest'anno di Matteo Soldi, Il tramonto del quinto sole, che ci sono diverse di queste scene, che poi sono anche quelle per rimanere a Mel Gibson, di Apocalipto, fortissime, sì, in cui c'è proprio il cuore palpitante che viene estratto dalla cassa toracica. Era esattamente così, aveva qualcosa, un'aura religiosa, mitica. Poi vabbè, a questo punto il poveretto moriva e solo allora veniva decapitato da morto e poi il corpo veniva squartato, cioè diviso in quattro parti, e le parti erano esposte sulle varie porte della città, a Londra in particolare, sulla porta sud del ponte di Londra, che era uno solo, venivano impalate tutte le teste dei traditori, così tutti coloro che venivano dall'Europa, soprattutto dalla Francia, che era un paese nemico, il nemico tradizionale, ma poi dopo anche per altri motivi, o dalla Spagna, chi sbarcasse in Inghilterra e dovesse andare a Londra, vedeva per forza le teste impalate. Per cui era un monito, insomma, c'erano tanti modi per comunicare con le masse. E questo, c'è una lettrice che ti sta chiedendo: questo errore anche per le donne? Non so rispondere. In teoria sì, in pratica non succedeva. Le donne tendevano a essere condannate al rogo, soprattutto quelle che tradivano il marito, le serve che tradivano il padrone. E invece le streghe, che per tutto il Medioevo in Inghilterra furono condannate solo 4 persone per stregoneria, perché c'entravano con trame contro il re. Comunque, le streghe, la caccia alle streghe si scatenò dopo, in un periodo protestante, normalmente venivano impiccate e basta, lasciate lì, non squartate, perché lo squartamento era riservato all'alto tradimento. Ok. Però le donne potevano essere soggette a un'altra cosa ancora più, forse ancora più raccapricciante. Vabbè, questo lasciamo perdere per non spaventare troppo i nostri lettori. No, però mi interessava, cioè, scendere anche a parlare ogni tanto delle cose reali. In questo, diciamo così, orrore, perché di tale si tratta, però nei tuoi libri ci sono dei passi, almeno per me interessantissimi, che... in cui tu racconti magari questa folla vociante, entusiasta per l'effetto macabro inizialmente, e che poi di fronte alla dignità dei condannati, alle loro ultime parole, di fronte al patibolo, alla serenità con cui affrontavano queste inenarrabili torture,
tornavano, cambiavano completamente atteggiamento, no? E magari, ecco, quando si parlava nella storia dei primi cristiani, no? Proprio del sangue che faceva gemmare la fede, è successo forse anche in quell'Inghilterra così tetra. Cioè, tu ne racconti di qualcuno, penso a Campion, se non ricordo male, ci furono delle conversioni dovute a, diciamo così, a gente in prima fila che cambia il proprio atteggiamento guardando la serenità con cui alcune persone, alcuni di questi uomini, affrontavano il patibolo. Sì, anche perché molti erano sacerdoti e sapevano benissimo, erano sacerdoti inglesi che venivano mandati in missione in Inghilterra. Allora, che dovevano fare? Dovevano fuggire dall'Inghilterra per andarsi a preparare all'estero, spesso a Roma, però anche nelle Fiandre. Poi dovevano rientrare in patria sotto mentite spoglie, sapevano, era una questione di tempo, prima o poi era altamente probabile l'arresto, e quindi si preparavano a questo, erano pronti. E, sì, ricordo per esempio un giovane, Henry Walpole, che si ritrovò il bianco corsetto macchiato da uno schizzo di sangue durante l'esecuzione di uno dei martiri più famosi. Edmund Campion, che fece parte della prima missione gesuita, un gruppo sparuto di uomini inviati così allo sbaraglio, non tanto a evangelizzare i protestanti, perché era pericolosissimo. I superiori dicevano: cercate di rimanere vivi il più possibile, ma per mantenere viva la fede, perché senza i sacerdoti, era illegale essere sacerdote cattolico, senza i sacerdoti ovviamente il cattolicesimo si sarebbe estinto. E quindi questi missionari cominciarono ad arrivare negli anni 70 del 500, qua parliamo proprio di periodo elisabettiano, per non far morire la fede, e magari tramite amicizie, amico dell'amico, se possibile, far riconvertire chi aveva apostatato. Intanto faccio rivedere, ecco, il tuo libro elisabettiano, Elisabetta sanguinaria, perché ci stiamo portando già al dopo Enrico, al dopo scisma, e tu racconti un clima che adesso magari ci dettagli, proprio la spy story alla fine, cioè un servizio segreto di, diciamo, quasi da fare invidia al KGB, nel senso di quanto era sofisticato e attento a soffocare qualsiasi dissidenza. Ecco, se ci racconti qualche storia di quel periodo, anche di come era organizzato questa trama, perché ecco, c'è un motivo per cui, tra virgolette, abbiamo chiamato questa Elisabetta la sanguinaria, in contrasto con quella che è la vulgata, anche di tanta, penso a tanta cinematografia hollywoodiana. Oggi, quando facciamo una chiacchierata noi due stamattina, ci diciamo anche su Hollywood ci sarebbe da dire tanto sulle ricostruzioni patinate di quel periodo. Sì. Allora, i servizi segreti cominciarono proprio in nuce sotto Enrico VIII. Allora, ricordiamoci innanzitutto che né Enrico VIII né Elisabetta agirono da soli. Ebbero come consiglieri uomini intelligentissimi che sapevano esattamente quello che volevano e nei limiti del possibile cercavano di manovrare Enrico VIII rispettivamente ed Elisabetta. Sotto Enrico VIII questo mastermind si chiamava Thomas Cromwell, e non è un nome a caso, perché è per merito suo che se l'altro Cromwell divenne una persona molto ricca e molto importante e un politico di spicco. Quindi tutto è collegato. Di Thomas Cromwell, l'uomo che stava dietro le quinte nel regno di Enrico VIII, non parla nessuno in Italia. C'è un uomo importantissimo. Thomas Cromwell era stato a lungo in Italia, conosceva l'italiano e aveva pensato a un'organizzazione di agenti segreti, vedendo come funzionava qui da noi tra una signoria e l'altra, quando i signori italiani si spiavano a vicenda. Ma poi, insomma, il discepolo superò i maestri. Ai tempi di Cromwell, mi ricordavo essenzialmente incoraggiando la delazione, il tradimento, instaurando questo clima di terrore, per cui se chi era l'ira del re è morte, quindi se tu non ti allinei con la linea del re, rischi quello che rischi, ma i tuoi amici fanno un servizio al re, un servizio inestimabile, se ti tradiscono. E quindi si instaurò un regime di doppio terrore.
Poi però, invece sotto Elisabetta, i servizi segreti vennero gerarchizzati, istituzionalizzati e pienamente formati dall'altro uomo intelligentissimo del periodo che inaugurò addirittura una dinastia per se stesso e per la sua famiglia, il cui nome era William VI, che era già attivo sotto Edoardo VI e poi divenne una specie di primo ministro ante litteram sotto Elisabetta. Lui e un suo dipendente che si chiamava Sir Francis Walsingham organizzarono i servizi segreti più potenti del momento perché avevano assunto uomini super specializzati, falsari, potevano rompere i sigilli delle lettere e rifarli identici. Interpretare qualsiasi codice segreto, perché tutte le lettere importanti erano scritte in qualche codice segreto. Le spie di Walsingham craccavano i codici sempre, parlavano diverse lingue, si travestivano e qui c'è tutta una possibile. Potresti far, a raccontare anche il contrario, cioè gli stratagemmi fatti dagli altri per riuscire a tentare di eludere questa sorveglianza. Prima adesso ci racconti anche delle doppie uscite delle case, dei travestimenti, perché alcuni si erano specializzati in fughe strepitose. Anche i sacerdoti andavano in giro travestiti, poi indossavano le vesti sacre quando dovevano celebrare. Dico anche solo una cosina che può essere interessante per il pubblico italiano: ci fu un italiano, fuggiasco dall'Italia, che lavorò brevemente per Walsingham negli anni Ottanta, e questo italiano era Giordano Bruno, il quale dedicò due delle sue opere a un cortigiano molto famoso alla corte di Elisabetta e contribuì a tradire molti, molti cattolici in Inghilterra. Hai detto, scusami Alessandro, intanto vabbè, abbiamo lasciato indietro sia Anna Bolena che Thomas More, John Fisher, magari ci torniamo dopo se abbiamo A tempo. uno magari, perché poi in realtà abbiamo così tante cose da raccontare agli amici stasera che poi il tempo è tiranno, come sai, quasi Infatti. quanto Enrico, per cui magari scegline uno dei tuoi eroi, diciamo dei personaggi, perché Tom Moore lo è, Fisher immagino anche, ma magari te ne vengono in mente qualcun altro in cui hai detto wow, questo è un personaggio veramente che mi ha rapito il cuore. Sì, questo rapisce tutti, in realtà, quello che ho in mente adesso. Allora, di Thomas More si conosce, direi, non poco, John Fisher meno, però era più famoso di Thomas More ai tempi dell'esecuzione, fu anche fatto cardinale pochi giorni prima di essere decapitato dal re. Questo personaggio era un altro gesuita, le cui vicissitudini si snodarono più o meno contemporanee di Shakespeare. Si chiamava John Gerard e fu uno dei pochissimi che riuscì a fuggire dalla Torre di Londra, condannato a morte, torturato non una volta di più, perché fu arrestato, due volte, però, la prima volta fu, scarcerato. E poi fu riarrestato, passò moltissimi anni tra una prigione e l'altra. Guarda caso, è uscito adesso un libro per la Fede e Cultura che scritto di suo pugno, di John Gerard, è semplicemente una traduzione e si intitola In fuga dalla torre. Io purtroppo qua alla luce è un po', ce l'ho qui, si vede in copertina la Torre di Londra. Sì, si vede, si vede, si vede. John Gerard, In fuga dalla torre, ed è il racconto in prima persona di come funzionava una missione cattolica inglese al tempo di Elisabetta, un'avventura dietro l'altra, perché i cattolici erano, sì, magari qualcuno apparteneva al popolino, ma molti erano persone benestanti, persone altolocate, molti, molti, che avevano delle specie di castelli, dei palazzi, dentro ai quali furono fabbricati dei nascondigli perfetti, dei passaggi segreti che venivano chiamati dagli avversari buchi per preti, che salvarono la vita a numerosi missionari. La vita di John Gerard è tutto un travestimento, una fuga, un arresto, tortura, e finché condannato a morte riuscì a comunicare con amici all'esterno della torre e a farsi venire a prendere con una barchetta insieme a un compagno, non di cella, ma insomma uno della cella accanto, che tra l'altro era imparentato con la famiglia della madre di Shakespeare, insomma, un mondo piccolo.
poi accusato di essere uno degli artefici della congiura delle polveri, questo nel regno di Giacomo Stuart, riuscì a fuggire dall'Inghilterra imbarcandosi come diplomatico su una nave spagnola. E venne a Roma e morì a Roma da sacerdote anziano. Gli fu chiesto dai superiori di stilare un resoconto dei suoi atti rocamboleschi, sì, in latino fu scritto, e si chiama La vita di John Gerard, scritto in latino. E meriterebbe un film, questo sì che sarebbe un, diciamo, un controfilm molto molto interessante. Certo. Hai citato, Elisabetta, hai citato Shakespeare, quindi dobbiamo arrivare alla tua terza creatura, Ares, che è proprio l'enigma di Shakespeare. Ecco il faccione del bardo, diciamo così, nazionale. E allora Shakespeare, cioè, Bloom, Harold Bloom, mette lui e Dante come i grandi monumenti della letteratura del canone occidentale. Però tu, alla grandezza di Shakespeare, diciamo così, incontrastabile, tu, diciamo, arricchisci ulteriormente il quadro dicendo: beh, ci sono tante cose anche qui che si dimenticano un po' frettolosamente su Shakespeare. E mi piacerebbe ricordare anche la figura di un amico, Peter Millward, sacerdote, gesuita, se non ricordo male, che io conobbi già anziano a Monza. Mi sembra che lui venne per partecipare a un evento dedicato a Eugenio Corti, perché lui si prodigò per fare uscire in Giappone, se non ricordo male, il Cavallo Rosso. E Millward fu uno, diciamo così, dei pionieri a mettere insieme i tasselli per far pensare all'ipotesi di un Shakespeare dissidente e cattolico. Tu hai preso un pochino il suo testimone, insieme ovviamente a tante altre ricerche tue, e hai portato... Assolutamente. Assolutamente, sì, sì. Sì, io non mi sarei mai azzardata a mettere insieme una tesi così, così disorientante da sola. Cioè, in realtà è una corrente che è nata nella seconda metà dell'Ottocento in Inghilterra vittoriana, nel circolo che circondava il cardinal Newman. Okay. Poi diversi autori molto, molto di spicco ebbero intuizioni, anche se non erano studiosi proprio di Shakespeare, leggendo le opere dicevano: ma qui c'è qualcosa che non si spiega, intuivano quantomeno cardinal Newman stesso, Chesterton, finché non comparvero i primi libri, negli anni, i primi studi, insomma, prima articoli, poi libri, negli anni 20, poi negli anni 50, e poi nel 1973 uscì Peter Millward con Shakespeare's Religious Background, e dove con molta cautela mostra i paralleli con diverse opere religiose, alcune protestanti che non poteva fare a meno di conoscere, altre cattoliche che era strano che conoscesse. E poi Peter Millward è andato avanti con i suoi studi, ha proseguito fino a pubblicare nel 2005 Shakespeare il Papista, per cui nel frattempo usciva Claire Asquith con un libro assolutamente affascinante che si chiama Shadow Play, in cui che le venne in mente mentre viveva in Unione Sovietica, perché lei vedeva come questi giovani attori, andava a teatro perché il marito era un diplomatico e frequentavano eventi, eccetera, e vedeva giovani attori che facevano passare messaggi contro il regime in modo molto ambiguo, in modo che solo chi avesse gli strumenti poteva capire. E allora, pensando alla realtà, perché lei conosceva la realtà del periodo elisabettiano, ha cominciato a scavare, tenendo presente anche tutti gli studi che erano stati fatti precedentemente, ha cominciato a scavare nell'opera shakespeariana. Secondo lei è pieno di segni, è un linguaggio in codice. C'è Paolo Veronese, che saluto intanto, un amico, che lascia un indizio perché mette tra virgolette il purgatorio in Amleto. Ecco, se tu, Elisabetta, visto che abbiamo solo 10 minuti, però appunto tantissime cose interessantissime da raccontare, se ci fai una sorta di mappa, ovviamente molto sommaria perché il tempo è poco, però ecco, gli indizi che tu hai messo per, diciamo, portarci a dire: ecco,
Shakespeare è un po' diverso da quello presentato, ci sono tanti elementi, mi direi anche a partire dalla storia della sua famiglia, che lo fanno pensare molto, molto vicino al cattolicesimo. È lunga quale, faccio un po' fatica. Lo so. Due elementi, parte dal purgatorio, che ci segnalano l'amico in linea. Allora, il purgatorio. Allora, intanto per farla breve, il mio libro mette insieme gli studi che sono stati fatti sulla vita e quello che è stato tirato fuori dalle opere, ma le opere tutte, bisogna leggere tutto il canone, compresi i poemetti, comprese le opere che oggi non sono più lette, per trovare dei segnali, io direi, di una chiarezza sorprendente. Il purgatorio di Amleto è molto sorprendente, perché il purgatorio è stato abolito e quindi il fatto che il fantasma di Amleto, il purgatorio era un segno chiaro che, di presenza del cattolicesimo e era stato proprio estirpato, guai a menzionare il purgatorio, l'anima andava direttamente in paradiso o all'inferno a seconda di quello che Dio aveva stabilito per noi. Il fatto che il fantasma dica che deve tornare in un posto dove è costretto a digiunare nel fuoco finché tutti i suoi peccati non siano stati purgati è incredibile, cioè non si riesce a spiegare come abbia potuto rappresentare questa scena. In realtà non sappiamo se veniva sempre rappresentata, se il teatro era popolare magari ci si poteva permettere di più. Quando andavano a corte a recitare davanti alla regina c'erano brani da tagliare per forza, come quello in cui Romeo se la prende con la regina. Quello era un simbolo abbastanza chiaro della regina, di Diana, Artemide, della Dea Vergine, eccetera, eccetera. Comunque, il letto, per esempio, ha tutta una sua dimensione religiosa, tanto che l'aldilà è il tema fondamentale di quest'opera. Ovviamente i critici atei non se ne sono accorti, ma per esempio Amleto potrebbe uccidere lo zio nell'atto terzo, la crisi che fa poi precipitare gli eventi. Amleto non è affatto indeciso, semplicemente vuole vendicarsi così tanto dell'usurpatore assassino che ha pure sposato sua madre, che lo vuole mandare all'inferno. Quindi ha occasione di ucciderlo in un momento in cui crede che stia pregando, sta cercando di pregare in realtà Claudio, ma non ci sta riuscendo, Amleto non lo sa, potrebbe ucciderlo in quel momento, ma dice no, se lo uccido adesso gli faccio un favore, lo mando in paradiso, mentre mio padre in paradiso non c'è ancora. Aspetta l'occasione propizia, che è quella in cui Claudio cercherà di uccidere lui, e proprio per mandarlo all'inferno. E alla fine, lui, il essere o non essere, una delle cose che si sta chiedendo è il non essere vuol dire io uccido il re ma poi mi uccidono, sono pronto io alla morte. Anche qui è un dramma sull'aldilà. Infatti, alla fine dice la prontezza è tutto, poco prima di aveva capito che il duello sarebbe l'ultimo. Sai che mi verrebbe la voglia di fare, dovremmo fare una diretta solo su Amleto, ci sarebbe sì. Da fare, dobbiamo pensarci, tanto se dai un'occhiata anche ai nostri commenti gli amici, vedi che c'è qualcuno che ti chiede se è una leggenda che dietro a Shakespeare si nascondessero degli italiani, poi Marina Gotti che ti chiede come hanno fatto gli spioni del tiranno a non accorgersi della citazione. Maria Edu che ci chiede, professoressa, potrebbe gentilmente raccontarci qualcosa del rapporto tra Mary Stuart e Elisabetta? Wow, quante sono tantissime domande, abbiamo bisogno di un'altra diretta, però qua ecco, qualche flash ce lo puoi dare. Poi sì, voglio che racconti anche qualcosa nel tuo romanzo, perché ci tengo. Sì, sarò velocissima. Mary Stuart, anche lei, è stata infangata. Mary Stuart fu impedito di prendere il trono, di essere dichiarata erede al trono solo perché era cattolica. Infatti il figlio allevato al protestantesimo fu contattato da Robert Sess, il figlio di William, e gli fu offerto il trono inglese, ma lui era della religione giusta. Mary Stuart fu incolpata di delitti che non aveva commesso e la sua decapitazione fece da precedente ovviamente alla decapitazione di Carlo I nel 1649 e poi alla decapitazione di Luigi XVI durante la Rivoluzione francese. Era impensabile che un sovrano potesse essere giustiziato
Mary Stuart era innocente, fu orchestrata un'ingiura contro di lei dai servizi segreti elisabettiani. Non sono io che lo dico, è stato dimostrato, le lettere erano false. Comunque c'è la bellissima biografia, oltre a quella di Zweig, c'è quella di Antonia Fraser, che scava a fondo e dice cose che nel mondo avanzato sono conosciute. Vedo che tra l'altro stanno fioccando le domande, potremmo prenderci anche l'impegno che magari poi tu rispondi agli amici che ti stanno facendo le domande anche a diretta finita, perché se non, mi dispiace, sono molto contento che ci sia così tanto interesse, ma in pochi minuti credo che non possiamo risolvere tante curiosità. Vedo c'è entusiasmo all'idea di una diretta solo su Amleto e mi fa molto piacere. E, abbiamo veramente pochi minuti. Una cosa al volto, lo chiedo proprio, se c'è un film che ti è piaciuto invece, sì, questo detto, mi è piaciuto su una riduzione cinematografica su Shakespeare, mi ha detto questa funziona, la sento mia, e poi qualcosina del romanzo ce lo devi raccontare, come ti è venuto in mente, come hai costruito i personaggi. Non è facile in 4 minuti, però possiamo avvicinarci. No, allora, 1 minuto e mezzo alle versioni. No, possiamo prenderci anche qualche minuto in più, e voi, se Elisabetta, non preoccupate. Ok, le versioni cinematografiche ovviamente vogliono sempre catturare le emozioni del pubblico, per cui costruiscono cose molto interessanti ma solitamente false. Io direi che pensandoci prima le ho paragonate ai quadri, avete presente i quadri che ritraggono la regina Elisabetta, che sono simili a icone sacre, il volto è sempre giovane, si chiamava Mask of Youth, avevano un modello prestabilito, non potevano discostarsi i pittori. E ho letto che in una critica sui quadri che la parte più realistica, l'unica parte realistica, erano i vestiti di Elisabetta, tutti ingioiellati. Ecco, nei film d'epoca è la stessa cosa, l'unica parte realistica sono le ambientazioni e i costumi. Le storie sono veramente molto implausibili tutte quante, a cominciare dai film con Kate Blanchett, per esempio, che seguono la vulgata ufficiale, in cui, vabbè, lasciamo stare. C'è qualcosa su Mary Stuart che è tornata più volte nelle domande. Sì, Mary Stuart intendi le versioni cinematografiche? No, no, in generale, adesso ho visto che è uscita più volte una domanda su Mary Stuart, ti chiedevano il rapporto tra Mary Stuart e Elisabetta. Non si incontrarono mai, tutti i film le fanno incontrare. Elisabetta recitò la parte della buona cugina e la chiamava My Good Cousin, si scrissero molto, Mary chiese ripetutamente di incontrarla, di potersi spiegare perché Mary fu tenuta prigioniera da Elisabetta per 19 anni, prima di essere decapitata, fu processata, cosa del tutto illecita perché era regina di un altro paese. E fino a essere poi condannata a morte, Elisabetta sapeva benissimo che l'esecuzione di Mary Stuart sarebbe stata una ferita mortale inferta alla monarchia in quanto tale, e si rifiutò finché poté di firmare questa esecuzione. Poi, Walsingham e Cecil la spaventarono a morte con questa congiura montata. Lei firmò, ma poi finse di non aver voluto firmare. Tutta una storia, insomma, è molto lunga, non si riesce purtroppo a parlarne adesso. C'è Gian Spagnoletti che segnala Un uomo per tutte le stagioni come film, e invece a me, non so ovviamente l'attendibilità storica, però come personaggio drammatico era piaciuto tantissimo a Maria Stuart di Stefan Zweig, un maestro della ricostruzione psicologica dello sconfitto, penso ha fatto a Maria Antonietta, ecco, ce ne sono tanti, per cui non so la veridicità della sua narrazione, ma il clima, il personaggio dolente di Maria Stuart è splendido in Zweig. Qualcosina del tuo romanzo, Elisabetta? E se ci fai rivedere anche la copertina. Sì, adesso forse che c'è meno riflesso si vede meglio. Allora, io qui sono partita da un evento che mi interessava molto. L'evento, in copertina fa vedere la cattura del signor Guy Fawkes, che fu pizzicato apparentemente mentre cercava di accendere la miccia sotto al Parlamento. Allora, ho preso ovviamente lo spunto per il romanzo storico, è il grande Walter Scott, al quale si è ispirato anche Manzoni, un po' segue la falsa riga di questo tipo di romanzi storici. Allora, l'ambientazione
vabbè, ci sono dietro anni e anni di studio, l'ambientazione cerca di essere più accurata possibile, possono sempre esserci errori, ma un romanzo storico prevede uno studio molto accurato di tutto, dei mezzi di locomozione, dei cibi, dei vestiti, di tutto quanto. E va bene. Si prendono personaggi storici e si mettono per lo più sullo sfondo e si inventano i protagonisti, quello che ha fatto insomma Manzoni, niente di nuovo, no? Promessi Sposi e Renzo Lucia sono personaggi inventati dall'autore, mentre quelli storici, in parte rinominati, in parte Monaca di Monza e Federico Borromeo, rimangono sullo sfondo. Io ne ho portato qualcuno un po' più alla ribalta, perché questi personaggi storici come Robert Cecil hanno a che fare con il protagonista, e il protagonista è all'inizio un bambino, perché è un fatto reale, i cosiddetti congiurati, la congiura del Polveri, erano tutti uomini molto giovani, alcuni non avevano neanche 30 anni, quasi tutti sposati, qualcuno con figli molto piccoli. Quest'uomo che prendo io, Sir Everard Digby, la cui esecuzione si vede nella prima scena, aveva due figli di un anno e due anni. Io invece gli ho dato un figlio che cominciasse a capire, a porsi domande. Questo piccolo protagonista, da me inventato, a 12 anni, si chiama Jack e vede la sua famiglia e la sua storia, il suo presente, il suo futuro, tutto devastato da questa congiura pazzesca. Erano personaggi aristocratici, tra l'altro, per cui tutto confiscato, la vita cambiata dall'oggi al domani, tutto calpestato, non sai più chi sei. Insomma, mi sembrava ci fosse molto materiale, anche umano, e quindi ci ho costruito questo romanzo, mettendo questo affresco, perché proprio mi ricordo quando ti ero venuta a sentire alla fiera del libro, al Salone del Libro di Milano, direi un paio di anni fa, mi ricordo quando ti avevo sentito, avevi portato anche poi delle foto della Londra del tempo, e era stata proprio una serata magica in cui hai preso la macchina del tempo, ci avevi portato indietro nel cuore di quella Londra. Io adesso è tardi, vorrei fare ancora vedere, ricordo a tutti gli amici che sono stati, che ringrazio, che sono stati con noi anche questa sera, abbiamo veramente visto soltanto la punta dell'iceberg del lavoro di Elisabetta, perché adesso vi faccio vedere in serie, cioè, questo è il lavoro di Elisabetta, è per la parte saggistica, adesso voglio rifare vedere tutte le copertine, partiamo da L'ira del re morte, poi Elisabetta la sanguinaria e l'enigma di Shakespeare, ecco qui, che poi trovate tutti sul sito delle edizioni Ares, oppure su qualsiasi store online o in libreria, e per cui ecco, abbiamo dato delle pennellate, ma c'è proprio un mondo da scoprire, per cui il consiglio è, se vi è piaciuta questa chiacchierata, poi la potete approfondire in libreria. Non riuscito a rispondere, vedo tante domande. Per esempio, è quello con Kit Harington, sì, è lui. Con le pinze, però carino. Sì, poi ricordo anche gli amici che le dirette rimangono disponibili online, per cui Elisabetta, magari tu anche a diretta finita, poi a tutti gli amici che ti dicono cose, puoi rispondere in modo diffuso sui post. E prima lascio a te l'ultimo saluto, ricordo solo gli prossimi appuntamenti per la settimana prossima. Una, non sul canale Facebook Ares, ma quello su Instagram di Alessandro Lavegna, dialogheremo io e lui, prendendo spunto da questo libro che è Ritorno ai classici, che non fa mai male leggere un buon classico, perché può cambiare la vita. Invece venerdì prossimo, lungo viaggio nella storia di studi cattolici delle edizioni Ares, con chi ha fatto questa storia, che è Cesare Cavalleri, che dialogherà con Silvia Stucchi, che è in libreria in questi giorni, con Come il latino ci salva la vita, che sta volando come libro, siamo felicissimi, in bocca al lupo Silvia. Elisabetta, a te l'ultimo saluto, a tutti gli amici che ci hanno seguito, e ti ringrazio tanto per essere stato in questa splendida ora con noi. Sono io che ringrazio te, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, spero di riuscire a rispondere a più domande possibile. Arrivederci a tutti. Amici, grazie a tutti, se vi è piaciuto fate conoscere queste iniziative, che sono un buon modo per arricchirsi il panorama culturale e interiore. Buona serata e grazie a tutti dalle edizioni Ares. Ciao Elisabetta, grazie mille ancora una volta. Ciao Alessandro, grazie. Ciao a tutti.